Sono stati trovati nel pomeriggio di lunedì i corpi dei due coniugi che erano dati per dispersi dopo che era stata travolta la loro casa a Livi. Sono stati trovati uno accanto all'altro dai vigili del fuoco nel primo pomeriggio di lunedì. Intanto lo stato di emergenza in Liguria è stato prorogato fino al primo pomeriggio di domani. Il presidente della Liguria Burlando ha detto: servono subito i soldi, fino a 200 milioni, altrimenti questa regione non la tiriamo su. Il pubblico ministero Ligure Mazzeo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Le salme sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale di Lavagna e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. Intanto nelle altre zone colpite dal maltempo non è ancora formalmente chiusa l'emergenza, ma Parma ha tirato un sospiro di sollievo. La piana del Po è passata senza danni particolari. Ancora allerta critica in provincia di Alessandria, con scuole chiuse a Gavi e Stazzano, mentre in Sardegna ci sono stati disagi in provincia di Cagliari con la soppressione di voli e treni.